Un'altra cosa. Prima di andarsene, sembra abbiano rubato alcuni fucili automatici e a bomba. Guarda di risparmio. Gesù, grazie per la dritta. Faccio il possibile. Chiudo. Faccio il possibile, stronzo. Spastati!
lanciare! Fuoco sulla vettura! Piegando, coprimi! Brucia! Facciamo scorta. Essere qui vicino. Dov'è finito? Pensavo fosse qui. Guarda che ti vedo. Thank you.
Dov'è finito? Pensavo fosse qui. Era proprio qui. Dov'è finito? Questo era l'ultimo. Diavolo, quanta gente hai fatto incazzare. Ora è mia. Questo deve essere il generatore, ma è stato fatto a pezzi. Ok, dovremmo esserci sistemato. Gettala! Se fosse carico sarei già morto stecchito, dico bene. Per favore, no. Io non sparo alle donne se posso evitarlo. Ed ora posso evitarlo? Non ho niente. Non so dove andare. Cristo santo. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino. La botola, ok, ci sono. Altri rottami. Una mappa e l'hanno riempita di indicazioni. Sei? Forse non è niente, ma ho sentito dei rombi di motore provenire dalla montagna. Ho appena liberato la torre radio per Copland. Mi arrampico in cima, magari vedo qualcosa da lì. Stai bene? Sembri diverso dal solito. No, non è niente. Solo mi sono lasciato sorprendere da una randagia. Per fortuna aveva esaurito le munizioni. L'hai lasciata andare, vero? Ok. Che cazzo? Sì, sì, l'ho lasciata andare. Un giorno, Dick, il tuo codice d'onore ti farà ammazzare. Beh, di qualcosa si deve morire, no? Importa cosa? Dì, conchiudo. Gesù, che scalata. Allora, vediamo che accidenti ha sentito Boozer.
È vero, c'è qualcuno sulla montagna. Vedo il fumo del loro falò. Merda, non mi sbagliavo. Dove sono, di preciso? Vado a cercarli. No, cazzo, Boozer. Tu devi guarire al braccio, così potremo andarcene da qui. Penso io a loro. Oh, il diavolo, è solo che stare chiuso qui inizia a darmi alla testa, Dick. Tu vedi solo di restare sveglio, nel caso arrivino lì. Chiudo. Oh, Gesù. Devo rimettermi in forma. Ci siamo quasi. Su, avanti. Non manca molto. Oh, sto morendo. Campo di Copland, qui St. John. Ho finito. La torre è sicura e il collegamento radio è ripristinato. Ricevuto. Potrai non apprezzarla, St. John, ma Radio Free Oregon è l'ultimo baluardo tra noi e la pietra. No, Cole. L'ultimo baluardo che ci separa dall'età della pietra sono 9 pasti completi. Prova a digiunare per 3 giorni. Nessuno è patriota a stomaco vuoto. Beh, amico mio, spero vivamente che tu abbia torto. Copland, chiudo. Radio Free Oregon. Gesù, cosa ho fatto? Dick, hai acceso la radio? Ti ho preparato una sorpresa. Ci puoi passare? Grazie, Boozer. Sì, faccio un salto appena posso. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Questa terra è un dono per tutti noi, da usare come riteniamo opportuno per sostentare noi stessi e le nostre famiglie. Non lo dico io, è stato il Signore a offrirci il dominio sul mondo, ma per alcuni non era abbastanza, volevano di più. Quando siamo rimasti a corto di carburante, hanno alzato i prezzi per consolidare il loro potere. Allora abbiamo pensato di costruire centrali idroelettriche, ma i loro amati salmoni erano più importanti del nostro riscaldamento. Abbiamo tagliato qualche albero per costruire le nostre case, ma il nido di un gufo era più prezioso dell'intera industria del legno. Ma ora, dopo la fuga dei federali, il classico uomo medio è scomparso. E nessuno può più impedirci di prendere quello che è nostro di diritto. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sai cosa, Cobb? Ora il prezzo del carburante è sceso, e di molto. Il problema è che devi trovartelo da solo. E purtroppo ci sono parecchi bastardi che vogliono accaparrarsi quello che è nostro di diritto.
Boozer, sei sveglio? Sto andando al campo che hai visto a nord della montagna. Sai dove stai andando? Scoprirò quando arrivo. Deacon, chiudo. Si sono nascosti lungo i binari. Ammazzali tutti, quei bastardi. Sì, l'idea era quella. Passo e chiudo. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Qualcuno ricorda ancora i vecchi vassifondi? I poveri ammassati in strada, costretti a vivere in scatoloni perché non potevano permettersi un sogno americano. Molti di loro avevano combattuto per il nostro paese, ma una volta esaurito il conflitto, sono stati scaricati dai federali. DPTS non sta per disturbo post-traumatico di stress, sta per disprezza, prosciuga e tradisci i soldati. Ma poco importa, perché ormai siamo tutti senza tetto, immersi nella natura come i nostri antenati. Ci credevano incapaci di vivere senza servizi e sussidi, ma stiamo dimostrando che si sbagliavano. Abbiamo bisogno solo di volontà, determinazione e fiducia reciproca. Avanti così, ce la faremo!
Andiamo. Non ci avrò motivo a spostarsi in quel modo. Questo era l'ultimo. State lontani da me, teoria di Cristo. Togliamola da qui. Boozer, ho finito. Quei predoni non uccideranno più nessuno a Monte Oliri. Essere lì per aiutarti. Oh, merda. Tranquillo, Boozer, riposati. Partiremo verso nord appena il tuo braccio sarà a posto. D'accordo? Sì, ho capito. A dopo.